Eccoci qui, oggi abbiamo un ospite, lei si chiama Irma e tra l'altro anche un canale YouTube, Il Cappello di Irma. Ciao Irma, benvenuta. Ciao Adriana, grazie e ciao a tutti. Allora Irma, tu hai avuto un'esperienza con i Testimoni di Geova quando eri poco meno che adolescente, perché mi pare avessi tipo 12 anni quando sei venuta in contatto con loro. Sì, proprio nell'età della scuola, poi anche prima per via di un parente, però diciamo che è un rapporto così, il primo rapporto diretto di amicizia l'ho avuto con queste ragazzine che erano figlie di Testimoni di Geova. Ecco, tu mi hai raccontato che loro poi un paio di volte ti hanno anche portato alle adunanze. Sì. E c'è un particolare che ti è rimasto impresso, relativo soprattutto a queste ragazze. Sì, è così, ero rimasta un po' scioccata del fatto che mi avessero detto intanto, visto appunto che andavo con loro in questa sala del regno, che assolutamente dovevo avere una gonna o un vestito. E io che arrivavo invece dalla chiesa cattolica e dalla chiesa valdese, mia mamma era cattolica, mio padre era valdese, dove andassi in pantaloni o non faceva nessuna differenza, mi aveva un po' colpita questa cosa. E loro mi hanno detto, beh, ma anche tu sai che la Bibbia dice che l'uomo deve essere distinto da quello dell'uomo. E diciamo, ma veramente per noi non ha tutta questa importanza, ce lo raccontano come fatto di quell'epoca che c'era questo. Comunque, per carità, sono ospite, va bene. Però poi loro, che cosa hanno fatto già dalla prima volta, quando finì l'adunanza, perché si chiamava così, andarono in bagno e uscirono coi pantaloni tutte le ragazzine, le ragazze, che poi appunto finita quest'ora della loro adunanza quindi si cambiavano in loco e poi uscirono coi pantaloni. Io rimasi sconcertata, Adriana. E certo, perché per uscire con gli amici poi si sentivano a disagio, perché Testimoni di Geova, la gonna sotto, esatto, al ginocchio, all'epoca forse c'erano delle, esatto, regole anche più rigide. Rigide, sicuramente si vergognava. Esatto. Tra l'altro tu hai avuto anche un episodio spiacevole che riguarda sempre i Testimoni di Geova. Non ho capito bene se i tuoi parenti, i Testimoni di Geova, altri, quando tua sorella ha dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico, e parliamo di tanti anni fa. Sì, parliamo del 1979. Purtroppo sia questo parente con tutta la sua famiglia, che poi anche queste altre persone che bene o male si conoscevano per via del lavoro di mio papà, che peraltro dove lavorava lui in questa azienda c'erano molti, noi diceva già all'epoca, sia proprio famiglie intere, nuclei familiari. E quindi anche lì, mentre la mia famiglia e noi, soprattutto mia sorella, immagino la mia mamma, che appunto mia sorella si doveva proporre questo intervento delicatissimo dove erano previste le trasfusioni, quindi mia mamma fece questa confidenza a questo nostro cugino e immediatamente anche lì, ci devo dire, siamo rimasti scioccati, perché noi eravamo abituati che quando qualcuno non stava bene in famiglia, qualcuno si accingeva a un intervento, tutti ci si attivava per essere di supporto, per incoraggiare, per dire che le cose andavano bene. Invece appunto quando venne la conoscenza che questo intervento prevedeva anche sicuramente le trasfusioni, in quel caso lì, come tu sai, hanno cominciato a fare questo atto denigratorio per quanto riguardava appunto la trasfusione, che era una cosa assolutamente che mia mamma non doveva far fare a mia sorella, nemmeno mio padre, tirando fuori la Bibbia con tutto quello che la Bibbia spiega in merito a certi cibi. E poi noi, sulla Bibbia non c'è scritto non bisogna fare le trasfusioni, tra parentesi, ma l'interpretazione veniva data che in quel caso anche l'assunzione di sangue, in quel senso, non bisognava assolutamente farlo. E noi invece di cadere, diciamo così, in questa situazione con tutte queste pressioni, un po' diciamo sempre con la Bibbia alla mano, dicendo no perché se fai così poi capita questo, no perché se non mi attenete a questo poi capita quello, in realtà i miei genitori invece presero le distanze e assolutamente mia sorella fece tutto il suo percorso. E poi dopo anni, insomma, con questo parente abbiamo poi ripreso a parlarci, però lui è rimasto convinto con la sua famiglia delle sue idee, che assolutamente le trasfusioni non dovevano essere fatte. Noi invece eravamo di quelli che, insomma, tenta accanirsi, però quando una persona non sta bene si fa tutto quello che è necessario. Tu mi hai detto che sei riuscita praticamente a far uscire dai Testimoni di Geova tante persone. Sì.
sì, vero, sì. Tante ragazze, poi dopo di loro, fratelli, sorelle, poi dopo anni, insomma, anche le famiglie hanno qui compreso. È così, quell'amore di Dio forse era la libertà, no? Cioè, noi teniamoci a quello che è il loro percorso anche religioso, no? Quello, perché ogni religione, anche ad esempio il cristianesimo, di cui appunto fanno parte anche i testimoni di Geova, poi ognuno ha fatto le proprie varianti, no? Certo. Perché i cattolici, parliamo pur sempre di cristianesimo, i valdesi protestanti, i pentecostali, cioè ognuno ha basato la loro fede su quella che è poi la Bibbia, però con ognuno poi delle interpretazioni a seconda del loro culto, e loro appunto essendo venuti a conoscenza del mio modo, del nostro modo di vivere quella parola di Dio che lì per lì la Bibbia quella è e quella doveva essere, invece frequentandomi e poi venendo anche loro, purtroppo anche se di nascosto, qualche altra cosa che facevo io appunto col volontariato presso anche la Caritas, altre realtà sul territorio, dalle case di riposo alle quelle che allora non venivano chiamate le case famiglia ma erano ancora gli orfanotrofi, e hanno capito che io, almeno noi, vivevamo un po' questo amore di Dio in modo un po' diverso anche in famiglia, e la stessa Bibbia la interpretavamo un po' così, in modo un po' diverso e con un'altra forma di catechesi, e quindi hanno cominciato a porsi delle domande, a porre delle domande là dove chiaramente poi non venivano date le risposte, perché lì avveniva il contrario, temevano che fossero quelli di fuori del mondo, come li chiamano loro, che circuissero, certo, loro, e tu sai bene, e poi hanno potuto scegliere liberamente che cosa faranno nella loro vita. Bene. È stata la gioia mia più grande, Adriana. E lo so, e so che queste persone ancora ti ringraziano. Sì, siamo tuttora in contatto. Cara Irma, io ti ringrazio per questa breve chiacchierata. Amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Il Cappello. Grazie. Di Irma. Ecco, che è un canale interamente dedicato all'arte. Magari vi lascio il link in descrizione. Irma, grazie per essere stata con noi. Grazie, ti mando un bacione. E complimenti a te, Adriana, al tuo canale. Iscrivetevi al canale dell'investigatrice spirituale, mi raccomando.